Ben ritrovati telespettatori di Le Fonti TV con questo nuovo appuntamento delle assicurazioni e risparmio TV Week targata Le Fonti. Protagonisti di questa prossima mezz'ora di programmazione sarà il mondo assicurativo, quindi un player assicurativo insieme ad un player tecnologico. Infatti, tema della puntata sarà il CRM come leva di customer engagement condiviso tra compagnia e agenzia. E avremo appunto un player assicurativo, ovvero Sara Assicurazioni, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia, e Salesforce a livello tecnologico, azienda leader mondiale del CRM. Ma fatemi introdurre coloro che ci accompagneranno in questa mezz'ora, ovvero Marco Bracchini, direttore marketing, brand e customer relationship di Sara Assicurazioni. Benvenuto. Grazie. E Augusto Davico, Regional Vice President Italy di Salesforce. Buonasera a tutti. Allora, partiamo dal dottor Bracchini. Sara Assicurazioni sta realizzando un percorso di trasformazione digitale che pone le basi per lo sviluppo di un modello cliente-centrico. E questo anche grazie ad una partnership con Salesforce siglata nel settembre del 2019. In che modo, appunto, state creando questo nuovo modello? Sì, bene, il tema della trasformazione digitale è un percorso che abbiamo intrapreso ormai da qualche anno e che ha avuto fin da subito, fin dall'inizio, come principale obiettivo quello di creare appunto una compagnia che avesse un approccio cliente-centrico, cioè che di fatto sviluppasse sull'assicurato un journey, come diciamo oggi, cioè un'esperienza assicurativa che moltiplicasse le occasioni di contatto. E questo sviluppando al meglio i touch point fisici, ma soprattutto digitali, che oggi ci mette a disposizione la tecnologia e piattaforme, anche ovviamente come quella di Salesforce, su cui abbiamo sviluppato la nostra partnership, che di fatto ci permettono, essendo noi un incumbent, cioè una compagnia tradizionale, di superare due limiti che sono tipici di questo mercato e delle compagnie come noi, e cioè di essere sempre state low tech e low touch, cioè compagnie che avevano sempre utilizzato poco la tecnologia e a bassa frequenza di contatto. Noi nel realizzare il modello cliente-centrico con l'aiuto anche di una tecnologia, un'infrastruttura come quella di Salesforce, puntiamo invece a diventare una compagnia high-tech ed high-touch, cioè una compagnia con un importante sviluppo tecnologico ed anche ovviamente una compagnia che riesce a moltiplicare le occasioni di contatto e la frequenza di contatto con gli assicurati. Perfetto, quindi è già stato insomma, citato il caso appunto della partnership con Salesforce. Dottor Davico, come una realtà come quella di Salesforce riesce a supportare le compagnie assicurative in questo processo di trasformazione? Allora, la forza di Salesforce risiede fondamentalmente nella sua piattaforma denominata Customer 360, su cui sono stati sviluppati i verticali di vendita, marketing, customer care, e-commerce e community. Ciascuno di questi verticali è leader di mercato per market share e allo stesso tempo questi verticali condividono tutti lo stesso dato, ovvero il cliente. Il vantaggio di avere Salesforce come piattaforma che ruota intorno alle informazioni del cliente è quindi di offrire la possibilità di implementare i nuovi processi di business in modo scalabile, indifferentemente dal fatto che l'azienda sia piccolina o sia una grande multinazionale, e di non dover integrare o customizzare applicazioni eterogenee tra di loro per supportare i processi di business. Questo dà ai nostri clienti la possibilità di non restare indietro sul mercato, grazie alla continua evoluzione della piattaforma stessa, che si traduce in tre release all'anno che portano evoluzioni e la possibilità di adottare nuove tecnologie come intelligenza artificiale nel momento in cui sono disponibili sul mercato, per migliorare i servizi pur senza avere un centro di ricerca interno che è realistico per una piccola azienda, ma lo è a maggior ragione per un'azienda, lo è ad oggi anche per un'azienda di maggiori dimensioni. Maggiori dimensioni, come appunto è il caso di Sara Assicurazioni. Dottor Bracchini, prima parlavamo del ruolo centrale, ovviamente, dell'assicurato e del cliente, ma per voi è centrale anche l'agente, soprattutto come asset fondamentale del modello distributivo. Come si identifica allora il ruolo dell'agente nel vostro modello?
Le agenzie sono tuttora e rimarranno il nostro punto di riferimento nella logica distributiva, perché poggiano su un modello che fondamentalmente si basa sul protagonismo delle agenzie nel gestire la relazione col cliente. La piattaforma che abbiamo di fatto acquisito permette di fatto di garantire ad ogni agenzia nel lavoro, nella gestione della relazione che ha appunto col singolo cliente, la possibilità di avere il governo pieno della relazione attraverso appunto uno strumento che permette di centralizzare il contatto e il rapporto col singolo cliente. Questo significa che in prospettiva, man mano che cresceranno i touch point, cioè i punti di contatto, che siano fisici e soprattutto digitali, e che permettono quindi alla gente, alla compagnia, di gestire il contatto, la relazione col cliente, attraverso una piattaforma centralizzata per il customer engagement, la gente per primo ha piena visione e governo dello sviluppo della relazione, di quello che appunto oggi chiamiamo comunemente journey. Questo permette ovviamente di amplificare la portata della relazione sulla singola agenzia, che oggi appunto attraverso la tecnologia stessa vede amplificata la portata della relazione. Noi sostanzialmente quindi non stiamo togliendo o in qualche modo bypassando la relazione tra assicurato ed agente, con lo spauracchio che spesso è stato in qualche modo agitato della disintermediazione, ma al contrario, attraverso lo sviluppo di questi touch point digitali e attraverso una piattaforma che ne permetta, senza soluzione di continuità, il passaggio da uno all'altro attraverso il governo della relazione da parte dell'agente, addirittura moltiplichiamo le occasioni di contatto e di gestione della relazione diretta da parte delle agenzie. Ecco, ho parlato appunto di gestione e qui mi rivolgo a Davico. Pensiamo ad un periodo, ad esempio, come quello che è stato quello della prima emergenza, seguito anche del lockdown, con delle inevitabili restrizioni che sono state imposte. Ecco, dal punto di vista del customer service, in particolar modo nella gestione dei sinistri, ecco, come Sara si è mossa per gestire al meglio il tutto attraverso, immagino appunto, la piattaforma, le infrastrutture fornite da Salesforce, e quindi che ruolo ha avuto? La gestione del customer care è uno degli aspetti distintivi delle soluzioni di Salesforce. Se consideriamo il caso di Sara, nel 2020 hanno dato vita ad un numero verde unico per la gestione delle richieste della propria clientela. Attraverso la soluzione di Service Cloud di Salesforce, gli operatori possono accedere a tutte le informazioni dei clienti, esattamente come le agenzie accedono alle informazioni dei propri clienti. E così potranno svolgere dei servizi anche per conto del cliente stesso, come ad esempio supportarli nell'apertura di un sinistro. Grazie all'utilizzo della piattaforma Salesforce, le agenzie così possono trovare immediatamente il sinistro aperto dal customer care sulla scheda del cliente, e il cliente stesso può verificare le stesse informazioni sull'app della compagnia. Come dicevamo prima, la forza di Salesforce è quella di continuare a portare innovazione nelle soluzioni che propone sul mercato, e così da pochissimo Sara si è anche dotata della tecnologia denominata Cloud Voice, che trascrive automaticamente le informazioni delle telefonate e interpreta in linguaggio naturale la richiesta del cliente. E grazie al supporto di Einstein, il nostro sistema di intelligenza artificiale può suggerire all'operatore come risolvere la richiesta. Beh, quindi vediamo come veramente la tecnologia stia supportando questa fase, e evidentemente anche la trasformazione digitale, che sì, era in atto, ma che evidentemente attraverso anche l'emergenza ha dovuto subire un'ulteriore accelerazione. Bracchini, torno da lei. Allora, in questo periodo si fa un gran parlare della costruzione di un'agenzia omnicanale, che quindi riesca a coniugare, in quello che lei stesso ha più volte definito il journey del cliente, touch point fisici e digitali. Ecco, questo come può avvenire? Il modello che abbiamo realizzato, che stiamo costruendo, prevede appunto di nuovo il protagonismo pieno dell'agenzia nella gestione della relazione col cliente. Noi di fatto, una volta che abbiamo costruito questa esperienza assicurativa e journey sul cliente,
in maniera da poter passare seamless, quindi senza soluzione di continuità, da un touch point fisico o digitale che sia all'altro, abbiamo sempre avuto come ispirazione quello di mettere come riferimento diretto appunto l'agenzia. Di fatto questi touch point digitali che si aggiungono chiaramente alla gestione fisica del rapporto che è tipica dei nostri punti vendita, costituiscono delle finestre digitali che comunque permettono al cliente di accedere sempre e comunque all'agenzia. Mi riferisco ad esempio sia nella gestione dell'acquisizione, noi abbiamo già avviato per esempio la possibilità su alcuni prodotti, quelli che reputiamo migliori dal punto di vista del collocamento, anche di poter essere acquistati direttamente online, ma l'acquisto online poi comunque riconduce quel cliente e quella polizza che è stata acquistata in self-service sul nostro sito direttamente a un'agenzia che in qualche modo viene riconosciuta per competenza territoriale, a cui viene associato il contratto che è stato acquistato direttamente dal cliente. Quindi anche chi acquista il prodotto online di fatto viene poi affiancato e gestito da un consulente che ha un negozio, una saracinesca, un'insegna fisica sul territorio e che di fatto gli si propone come consulente, come assistente assicurativo personale nella gestione del contratto. Ma la cosa non si limita ovviamente solo all'aspetto di acquisizione, anche nella gestione ad esempio del contratto nel corso dell'annualità assicurativa stiamo sviluppando sempre più strumenti che si affiancano alla gestione fisica del rapporto, ad esempio come la home insurance. La home insurance è un altro strumento che nella interpretazione, nella logica che ha voluto sviluppare Sara Assicurazioni, è di nuovo una finestra digitale per accedere all'agenzia. Noi, tra l'altro, dando seguito anche al disposto normativo, perché sappiamo che dallo scorso luglio è la stessa IVASS che impone alcune operazioni, no, che siano dispositive ad uso del cliente in self-service sulla home insurance, ci siamo allineati da un punto di vista della compliance, ma abbiamo anche sviluppato, interpretando questa direttiva, come di nuovo un'azione che fosse utile a centrare nuovamente appunto il ruolo dell'agenzia nei confronti della gestione della relazione sull'assicurato. Per cui il cliente che di fatto interviene e fa una richiesta ad esempio di sospensione, una richiesta di riscatto sulle polizze vita, piuttosto che anche una denuncia di sinistro sulla home insurance, di fatto avvia il processo che poi viene gestito direttamente dall'agente per dare tutto il supporto necessario e possibile appunto a finalizzare al meglio quel tipo di operazione. A questo si aggiunge anche ulteriormente ad esempio la gestione del rinnovo di polizza. Anche qui il cliente che sia stato acquisito online o sul punto in presenza fisica, che abbia gestito poi alcune richieste online o direttamente di nuovo in presenza sul punto di vendita, al momento del rinnovo della polizza ha a disposizione una serie di nuovi strumenti che può esercitare e gestire sulle basi delle proprie attitudini e delle proprie necessità. Può ad esempio rinnovare una polizza di nuovo ovviamente andando in agenzia, ma così come utilizzando uno strumento che abbiamo sviluppato durante il periodo del lockdown e su cui abbiamo fatto anche uno spot che è andato in onda in TV, si chiama Sara Superpay, e che permette appunto alla gente di gestire ad esempio il rinnovo di polizza in remoto, in una logica intermediata, permettendo al cliente di pagare e finalizzare la firma e tutti i consensi necessari in remoto, quindi a distanza. Infatti, a questo si aggiunge poi l'home insurance, che anche in questo caso permette di rinnovare la polizza pagando la quietanza direttamente in self-service. E tutto senza soluzione di continuità. Abbiamo visto anche proprio con il supporto delle immagini, proprio lo spot che citava, i video che avete prodotto anche in tempi abbastanza celeri e record rispetto a tutto il periodo anche dell'emergenza. Volevo chiedere a questo punto a Davico, anche rispetto sempre al tema dell'agenzia omnicanale, nel progetto Sara nello specifico quali sono le soluzioni che sono state implementate, e poi vorrei introdurre una parola comunque chiave quando dei nostri tempi, a maggior ragione quando si parla di CRM, ovvero il ruolo dei dati che poi sono stati, che devono essere elaborati. Esatto, come diceva poco fa Marco, Sara Assicurazioni nel suo modello omnicanale, grazie a Salesforce,
non fa più distinzione tra clienti digitali e non. Il cliente che compra online viene associato ad un'agenzia e se è un cliente nuovo oppure se è già un cliente all'agenzia da cui ha già acquistato un prodotto. La gente viene così informato con una mail dell'acquisto online e può contattare il cliente per sviluppare il portafoglio o per assisterlo in caso di sinistri. Questo è stato possibile grazie all'integrazione di due soluzioni verticali della piattaforma Salesforce, Marketing Cloud e Financial Service Cloud. Con il primo, Marketing Cloud, vengono raccolte e gestite in modalità omnicanale le lead che arrivano dal web e non solo, e seguono il potenziale cliente fino ad arrivare a registrarsi al sito della compagnia o a prendere appuntamento in agenzia. Una volta che la lead è calda o che è avvenuto il punto di contatto, questa diventa un'opportunità di vendita e il prospect diventa un contatto della compagnia, passando così nella suite Financial Service Cloud, che ne gestisce il ciclo di vita e tutti i processi a supporto per rendere l'esperienza con il cliente Sara la più personalizzata possibile. Infatti stiamo vedendo anche insomma qualche elemento proprio tratto dai rispettivi siti di Sara Assicurazione e di Salesforce. Brachini, visto che ci avviamo un po' alle conclusioni, volevo fare il punto con lei, diciamo due domande in una. Uno, a questo punto, sintetizzando qual è stato il ruolo della tecnologia, in particolar modo delle infrastrutture messe a disposizione da Salesforce per lo sviluppo della vostra strategia e della vostra trasformazione digitale. E poi, anche rispetto a tutto il tema del cambiamento operativo, quali sono stati appunto gli step e i change necessari per agenzia e compagnia? Sì, diciamo che tutta la parte di sviluppo del nostro percorso di trasformazione digitale si è basato fortemente ovviamente sull'aspetto tecnologico, tecnologia che fin dall'inizio abbiamo interpretato come un mezzo e non ovviamente come un fine per perseguire i nostri obiettivi che sono stati più volte già trattati, no? Sostanzialmente quello di realizzare un ecosistema cliente che permettesse appunto l'ibridazione della relazione a favore della gestione da parte delle agenzie, quindi creando appunto un sistema di agenzia omnicanale. Su questo Salesforce sicuramente ci ha aiutato e noi Salesforce l'abbiamo fin da subito interpretato come un partner che ci permettesse appunto di realizzare questo scopo attraverso appunto la realizzazione non solo di un CRM per quanto potente e formidabile, ma attraverso proprio una vera e propria piattaforma di gestione per il customer engagement, quindi proprio per la gestione e l'ingaggio del cliente con cui appunto gestire al meglio la relazione. Questa cosa ovviamente, ma in generale tutto il percorso di trasformazione digitale che stiamo compiendo, noi ormai da tempo siamo anche full cloud, adottiamo strumenti ovviamente di nuovo in cloud per la lavorazione condivisa, tutte cose che ormai tutte le aziende in questo periodo particolare stanno sperimentando anche per sopravvivere e rispondere meglio anche alla sfida che ci ha posto il lockdown prima e ancora oggi l'emergenza da Covid-19. Tutto questo ovviamente è stato fatto con l'impegno e il commitment in primis della direzione generale e di tutto il management che ha creduto in questo obiettivo e si è spesa ovviamente per realizzarlo. A questo aggiungo ovviamente la grande sfida di cambio culturale a cui tutti siamo stati chiamati, sia a livello di compagnia che anche delle singole agenzie e delle relative strutture organizzative, perché questa sfida è stata in primis una sfida proprio di riorientamento delle prassi sia commerciali ma anche proprio di gestione appunto della relazione col cliente. Su questo, e chiudo, abbiamo speso infatti un programma formativo veramente imponente, il progetto formativo l'abbiamo chiamato Customer First, proprio perché abbiamo voluto passare anche alle nostre agenzie e a tutti i dipendenti il tema dell'ossessione del cliente, ritornando al tema appunto dell'approccio customer centric, e su questo abbiamo lavorato in un momento poi particolarmente disagevole perché tutto il 2020 ovviamente l'abbiamo dovuto sviluppare in remoto senza poter fare formazione anche sulla rete agenziale in presenza.
Su questo però abbiamo lavorato bene perché la tecnologia oggi permette di essere veramente un acceleratore e un formidabile aiuto anche per dare continuità al business e a tutte le attività che vogliamo finalizzare. Quindi siamo riusciti a portare a casa questo obiettivo e stiamo tuttora ancora finalizzando la parte conclusiva del nostro programma, appunto, di formazione sulla rete. La formazione è sicuramente anche un tema cruciale che abbiamo affrontato diverse volte anche nell'ambito delle nostre TV Week, legate anche al mondo delle risorse umane. Mi piacerebbe concludere con Davico rispetto ad un salto in realtà su una visione un po' più generalizzata della trasformazione digitale di cui si parla ovviamente tanto e Salesforce, al di là ovviamente del mondo assicurativo e dei financial services, ha una clientela sfaccettata su diverse industries e che quindi può avere un osservatorio privilegiato. Ecco, che idea vi siete fatti? Per concludere, dando anche qualche magari news e informazione in più che può essere oggetto poi di una ulteriore puntata di approfondimento. Bene, allora di tutto questo periodo una delle poche cose positive che rimarranno sicuramente è la consapevolezza delle opportunità e delle potenzialità del digitale. Cioè, non c'è dubbio che tutte le organizzazioni oggi debbano essere organizzazioni digitali e che la capacità di prendere decisioni basata sui dati sia fondamentale per la capacità di qualsiasi organizzazione per potersi adattare ed evolvere rapidamente. Come Salesforce, le conversazioni con i nostri clienti in realtà non sono cambiate. Noi ci occupiamo da sempre di gestire relazioni digitali, solo che oggi queste conversazioni hanno assunto il tono proprio dell'urgenza. A distanza di alcuni mesi, mi riferisco nello specifico più o meno a luglio-agosto, abbiamo condotto una survey tra 500 aziende europee, tra cui un centinaio italiane, e con un obiettivo che era quello di capire quanto le aziende vedessero nel digitale una leva strategica per uscire dalla crisi. Ecco, a questa survey l'86% di chi ha risposto ha detto che la sua azienda ha intrapreso un percorso di digitalizzazione più o meno profondo. E un dato interessante è che il 50% dice di aver accelerato questo processo di circa 4-5 mesi, anche se la mia sensazione sia che questa accelerazione sia superiore. Peraltro, molte di queste aziende hanno iniziato o hanno accelerato i loro processi di trasformazione digitale proprio partendo dalla customer experience, perché in momenti così difficili è proprio dal cliente che bisogna partire. Aggiungo un ultimo dato che emerge dallo State of Connected Customers, una ricerca che facciamo tutti gli anni e che è uscita proprio in questi giorni. In seguito alla crisi sanitaria, il 68% dei consumatori ha alzato le sue aspettative di avere interazioni digitali con le aziende, per cui possiamo dire che a questo punto il messaggio è proprio chiaro, ovvero adeguarsi digitalmente è proprio diventato un imperativo. E con questo chiudo, diciamo, la risposta alla domanda. Un imperativo che, insomma, Kant dice l'imperativo categorico, però insomma si sta rendendo e i dati anche da voi forniti lo testimoniano. Io ringrazio nuovamente Marco Bracchini, direttore marketing brand e customer relationship di Sara Assicurazioni e Augusto Davico, Regional Vice President Italy di Salesforce, per aver raccontato insomma questa best practice di integrazione tra il mondo assicurativo e quello tecnologico. Proprio in quest'ottica di trasformazione digitale in un periodo appunto non semplice. Grazie ai nostri ospiti per essere stati con noi. Grazie a Grazie a voi, voi. grazie a tutti. Buona serata. Grazie, allora si conclude questo appuntamento legato alla assicurazione e risparmio TV Week. Non mi resta che lasciarvi ad una piccola pausa pubblicitaria, poi ritorna la nostra Alexandra Georgieva.